Martedì 12 ottobre alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Falcone è avvenuta la proclamazione del nuovo sindaco Nino Genovese. Durante l'evento c'è stata molta partecipazione della comunità falconese, erano presenti anche i consiglieri eletti di maggioranza e minoranza. Proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Falcone il signor Antonino Genovese. In questa stanza dove ci vedrà operare assieme a tutti gli eletti al Consiglio Comunale. Sono state settimane intense, settimane di emozioni, ma quelle che sto vivendo in questo istante, diciamo che le superano tutte. Io mi auguro che l'entusiasmo di questi giorni, dei miei sostenitori, cresca, sia sempre lo stesso e cresca ancora di più nei mesi, negli anni a seguire, così come spero che anche chi non mi ha votato in questa tornata elettorale possa apprezzarmi da qua in avanti. Intanto ringrazio tutti i cittadini di Falcone, tutti coloro che sono andati a votare, ma anche coloro che non andando hanno espresso, probabilmente avendone la possibilità, ovviamente non essendoci andati, hanno espresso un malessere verso la politica. Spero di poterli rappresentare anche loro al meglio e magari riuscire a portarli alle urne la prossima volta, qualunque siano i candidati. Allora, siamo con il nuovo eletto sindaco di Falcone, Nino Genovese. Subito a caldo, come ti senti il giorno dopo la vittoria? Allora, appena proclamato sindaco, ovviamente mi sento un'emozione addosso incredibile, perché sono stati giorni, mesi di duro lavoro, e quindi emozionato e sicuramente anche un po' stanco per tutto quello che, per la campagna elettorale dura che abbiamo dovuto affrontare, ma allo stesso tempo anche felicissimo per aver raggiunto questo obiettivo, a cui assieme ad un gruppo fantastico era già da quasi da un paio d'anni che stavamo lavorando, per cui la stanchezza c'è, ma c'è anche tanta gioia e sicuramente un grande senso di responsabilità per l'impegno che i cittadini di Falcone mi hanno voluto assegnare. Non sarà facile governare le emergenze di questo paese, ma con l'aiuto di una squadra giovane ma sicuramente vogliosa di cimentarsi con i problemi, vogliosa di dare un contributo per un'altra Falcone, sicuramente riusciremo ad esprimere il meglio delle nostre potenzialità per provare a voltare pagine e a creare un paese diverso rispetto a quello che il mio predecessore, che la sua amministrazione ci ha lasciato. Sì, infatti abbiamo visto che nella tua squadra ci sono moltissimi giovani, anche esperti, alcuni anche di politica, già anche di vecchia data, però sappiamo che sono tutti in gamba. Da oggi in poi, la nuova amministrazione cosa propone ai cittadini? La nuova amministrazione propone intanto ai cittadini di una netta linea di demarcazione rispetto a quella che è stata la politica passata, non solo rispetto a questa amministrazione ma anche a quella vecchia, una politica che finalmente sia vicina ai bisogni della gente, non solo a parole ma nei fatti, una politica che coinvolga i cittadini anche attivamente anche nel processo decisionale ove può essere necessario e opportuno che vengano coinvolti. Una politica che, dicevo, che guardi più ai bisogni, che guardi alla vivibilità del paese a partire dalla sua pulizia quotidiana, dal suo decoro, a partire dai servizi essenziali cui la cittadinanza
ha bisogno e che si aspetta da un'amministrazione che intanto gestisca bene l'ordinario e al tempo stesso si occupi anche di guardare a realizzare quello che serve comunque al Paese, quindi per una buona amministrazione che spenda bene i soldi pubblici e per le opere e per ciò che ha effettivamente rilevanza, diciamo, per tutti i cittadini. Ok, a noi non ci resta altro che fare un grosso in bocca al lupo al nuovo sindaco di Falcone, Nino Genovese, e un buon lavoro. Grazie di tutto, Nino. Grazie.